Ciao a tutti, sono qui per fare la recensione di John Wick, l'ultimo film di Keanu Reeves. Allora, già le aspettative erano alte perché è un teaser trailer di quelli proprio incazzati neri, di brutto, dove ci sono un sacco di slappe, un sacco di popcorn. E allora stasera vado al cinema tutto gasato, vado con mia moglie alle 5, non ho speso niente al cinema, non c'era praticamente nessuno. Eravamo in 10, sala gigantesca, ci sediamo e allora cominciano i trailer. Già i trailer uno spettacolo, Jupiter, tutta sta baracca qua, Secret Service, Kingsman, poi comincia. Allora, incomincia dove c'è Keanu Reeves che fa un tamponamento in una banchina con un SUV. Allora, aspetta però, torno indietro, se non volete gli spoiler, cambiate, andate a vedere la televendita di Mastrota e poi questo lo vedete dopo che avete visto il film. Ok, avete capito? Ci sono degli spoiler, ve lo racconto. Dai. Allora, inizia dove c'è Keanu Reeves che si implaca contro una banchina, contro un mega marciapiede altissimo con un SUV, e proprio ai 2 l'ora, poi cade, esce dalla macchina, scatafasciata, proprio una roba, pugni in bocca, tutti sti, un taglio qua, il sangue che gli squizza fuori dalla una roba tremenda. Arriva ad un po', cade in ciao, sviene, mentre sviene, però prende fuori il telefono, guarda la moglie lì, un'angoscia, perché poi praticamente la moglie era morta, ma la moglie era morta di sfiga, poverina, non c'entra mica niente. E questo comunque praticamente ci capisce che è la fine. Allora, lasciando dopo che lui si vede, 14, no, niente, questa è un'altra roba. E poi comincia, e praticamente c'è lui che si fa vedere la moglie. Qua che è malata, c'è male, cade un ponte, gli viene un coccolone e va avanti, muore e lui sta male come un cane. Allora, puttana boia, sta male come un cane, è tristissimo, in depressione. Cosa fa? E niente, praticamente torna al funerale. Un suo amico che è il goblin dell'uomo ragno gli dice: ciao, come stai? Cazzo, niente, vabbè, sono un amico. Vabbè, si capisce, però che tra loro c'è qualcosa che non va. Vale. Non vorrei che il tipo glielo volesse mettere dietro. Cioè, insomma, un po' ambigua la cosa. Arriva a casa e si va a casa a mezzanotte, perché nei film i corrieri arrivano a mezzanotte. Qua non arrivano mai, in America i corrieri arrivano a mezzanotte. Arriva a mezzanotte, un corriere suona, chi è? Sì, salve, c'ho una roba per lei, firmi. Lui non guarda neanche che cazzo gli è arrivato, firma e basta, perché tanto l'SDA arriva alle 11, è normalissimo, no? Firma, poi si abbassa, beh, c'è un cane, un bigolino, puttana, un cane che è una roba che intendisce. Secondo me lo vendevano col detersivo, quel cane era fantastico. Lo prende, guarda lì, lo mette giù, poverino. Praticamente ti affeziona a questo cane in una maniera incredibile, proprio dolcissimo, un totolone di un cioè, proprio una roba tremenda. Vabbè, e poi il giorno dopo cosa fa? Prende la macchina, si sfoga, va dall'aeroporto, fa il tipo. Il tipo gli apre il cancello, va in mezzo all'aeroporto, da 4 sgassate con una Mustang della Madonna, una di quelle Bosch, quelle fighe con l'alettone, anni del 69, una figata, là, tir col freno a mano, urla, ingassato, incazzato come una pantera perché deve rivalersi con la moglie di lui. Il cane in macchina, però, non so se abbia vomitato, se è svenuto. Mette il cane in macchina, non si vede più, poverino, l'aria, lei si grattava le unghie nel tappetino. E poi escono, va a casa e si ferma il distributore. Questa macchina lì, infila, fa la benzina. Arrivano 6 imbecilli, 3 imbecilli con la BMW, con repa, panella. Arrivano uno col capellino qua, un altro che sembra un misto tra Obi-Wan Kenobi e Pippi Castellunghi, esce e parlano in russo. Zdrosky, scudo, vai, schiena fuori, schiena. Entra uno, tutto fighissimo, e l'altro fuori gli fa: oh, non macchina, ma no, macchina, ma è una maschera del 70. E chi non è una maschera del 70, del 69. Sì, ma senti, oh, quanto vuoi per la macchina? E chi non, cosa, scusa, non l'ha capito, quanto vuoi per la macchina? E dice: ah, non è in vendita, non è in vendita. Allora entra nella macchina e due stronzate in russo, sono pezzi di merda in russo, e lui dice: sono pezzi di merda a te in russo. Allora lui tipo: oh, cazzo, sei russo? E poi corri un altro, stai tranquillo, il tipo, il figone russo, dice: stai tranquillo, va, non ti preoccupare, vai pure a fare un giro. E lì si capisce che da lì a poco sarebbe successo un cataclismo, un apocalisse, e succede l'apocalisse. Si sveglia la mattina, la notte, alle 3, si sveglia e gli danno un sacco di mazzate, questi 3 incappucciati, che chiama per le svette. Puttana, gli ammazzano il cane davanti agli occhi, puttana, fa un male, poi è un bamboccino, però fa un male cane, puttana. Allora, alla mattina questo qua porta la macchina dove rubano le macchine, dove sistemano le macchine, che c'è Luigi, il fratello di Super Mario, che dice: oh, che cazzo fa? Oh, che cazzo ha quella macchina? Ma di chi è quella macchina lì? Puttana, ma cosa fa? E poi finisce. E dopo, lui si sveglia, puttana. Si sveglia, prende il cane in braccio, una roba di una tenerezza, una tristezza, una tristezza incredibile, puttana, una tristezza, mi viene ancora da piangere adesso. Poi dopo, e cosa fa? Puttana, e sta lì su. Ma perché avete fatto questa scena qui? Porca puttana, basta, il cane è morto. E dopo, lui cosa fa? Vado dal fratello di Mario Bros, va dal fratello di Mario Bros e gli fa:
È stata qui? E il fratello di Mario dice, sì, è stata qui, però... Ma... E gli racconto tutto, e praticamente fa vedere il flashback in cui lui arriva, Pippi Castellunga, misto Obi-Wan Kenobi, e gli fa, ma... oh, che cazzo è quella macchina? Messi fuori, oh, bravo, bel film! E gli dà una slapa nella faccia, cioè lui gli dà la slapa e gli dice, ma tu lo sai chi sono io? Io sono il figlio di Viggo Mortensen, sono il figlio del russo incazzato mafioso che è il padrone di tutto il mondo! Ma non fai un cazzo, io sono, non sono il padrone di nessuno, io so, te sei un imbecille! Hai preso la macchina lui, ma sai chi è lui? John Wick. Puttana John! Ma che cazzo è sto John Wick? Non so, però è John Wick. Vabbè, da lì in poi si scatena questo. Arriva Keanu, frasi fatte, si crea questa roba per il personaggio. Un gas che dice: ma chi è sto Keanu? Insomma, un gas. E Keanu Reeves sempre la stessa faccia. Non è che faccia niente di speciale, perché è un po' goffo, a dire la verità. Ma perché è goffo? Perché è una vita che non fa ammazzate, non fa pagare con nessuno. È uno, eh. Allora ci dà un sacco. Cosa fa? E praticamente dopo. Il fratello di Mario Bros, Luigi, chiama Viggo Mortensen e gli dice: oh, e tu, no, Viggo Mortensen fa: ti hai dato una slap in faccia, mio figlio. E l'altro gli dice: sì, ma sai cosa ha fatto? Ha rubato la macchina e ha ammazzato il cane di John Wick. E il russo Viggo Mortensen, incazzato, che guarda tutto New York, no? Che dice: io sono il padrone di New York, gli dice: ah, e mette giù. Tara, io, oh, puttana. E da lì comincia, si vede che Keanu Reeves incazzato, prende un martello, spacca tutta la cantina, tira fuori un arsenale che Rambo, quell'arsenale lì, ce l'aveva nelle mutande, puttana boia. Non sa neanche cos'è quell'arsenale. Bombe atomiche, Kalashnikov, Uzi, PC Elastic, della roba e un sacco di monete russe dorate, che non ho capito, russe, non so, sono monete, sembra un indoblo di cioccolato che trovi nella cassa della Befana e si denna. Una roba, boh, che cazzo con la me. E dopo comincia questa roba qui. La cosa, adesso non ve lo racconto più. La cosa bella è che sono i combattimenti, il regista è uno stuntman, è lo stuntman di Neo di Matrix, che è un amico di Keanu Reeves, no? Che si conoscevano negli anni 90. Quindi ci sono delle scene d'azione, perché poi all'inizio fa delle slappe e paconi nella casa, ma te non hai idea che roba fa, ma questo qua con la pistola fa delle robe, cioè fa delle robe, ma non sono robe esagerate, cioè fa delle robe che sono fighissime, tutto una super tecnica, fa jiu-jitsu, kung fu, karate, fa un sacco di robe e poi spara con una precisione, un sacco di sangue, di schizzi, di luce, sono grato come una roba. E il film tutto così, ma il film va avanti, ma tutta una roba. Però il primo tempo è un po' lento, ma c'è un pathos su questo personaggio, sto John Wick. Ogni volta che nominano John Wick, c'è uno sbrodolamento di maroni da tutti che si cagano sotto, cambiano la faccia, diventano. C'è John Wick, dobbiamo essere in 550 milioni di persone a parare il culo a quell'imbecille di Obi-Wan Kenobi che ha fatto una cazzata così, che ha ammazzato il pupi a Neo. Ma te sei fuori di te, puttana boia, voi non potete capire la tensione che si crea. E che non fa un cazzo, non fa mai niente, ma ogni volta che lo vedi dici, puttana John Wick, puttana. Giuro, ma è il film. E va avanti così, no? E altre due o tre scene dopo lui proprio sbrodola completamente, gli si sparte il cervello per un cane, gli hanno fregato la macchina, gli hanno ammazzato il cane che era l'unico ricordo della moglie morta, perché era il cane poi, non ve l'ho detto prima, gli ha legato la moglie e ha detto, amore mio sono morta praticamente, ti metti il cane così finalmente avrai qualcuno, non scasserà più marrone nessuno, io sono morta, goditi il cane. E quindi era l'unica, era l'anello di congiunzione della vita della moglie, puttana poi, gli scatta, gli viene un 5, gli si sbrodola, puttana poi, devi dire che non riesce a incazzare una bandiera. E dopo va avanti, e la cosa figa di questo film, al di là del pathos e delle scene d'azione che sono una roba, sono una roba che non stanno in cielo in terra, una meraviglia totale, è praticamente questa doppia faccia del mondo dei killer a pagamento, cioè è una roba di una fighezza che praticamente sono delle scene di violenza inaudite, di spaccamenti, di paconi, di slape fino alla fine. E poi a un certo punto, ciao, come stai? Oh, stato qua. Cioè, c'è questo double face di mondo che noi non conosciamo, non conosceremo mai, magari non c'è, e poi c'è la Palinche. Cioè la Palichi, l'avete mai vista? La Palichi è un salamandrone femminesco alto 2,66 m, tutta vestita in pelle, capelli nori, tutto il trucco e non gli mettono mai tacchi, perché se gli metti i tacchi, zio cane, sembri. Sai cosa sembri se gli metti i tacchi? Sembri Kareem Abdul-Jabbar con la parrucca che ti dà uno smanerverso, altro che Chuck Norris che gli dà la piantonata qua nel petto, ma sei fuori, ma diventa uno stangone. Ma poi gioca a basket con la luna questo salamandrone, però la Palichi, puttana, la Palichi fa drizzare anche i peli a un ornitorinco. Puttana che figo! E comunque, vabbè, e quindi c'è questo gioco, no? Poi un sacco di mazzate. Lui che, cioè, lui è proprio lui, capito? Puttana, è una figata. Cazzo, mi sono divertito come una me. E poi va avanti, poi, ed è bello perché poi passa, no? Cioè, tu non è che ti annoi, perché nel momento in cui è lento, perché c'è.
di slap e paconi, ce ne sono due o tre volte, non di più, ma nel momento in cui non ci sono slap e paconi, c'è un pathos, c'è una roba che te sei lì che dici, puttana, adesso perde la ragione, questo si sdrima, gli vengono, gli si scascano i marroni, tira fuori un malandrino, tira fuori un materello, fa una strage anche con il materello. Oh, lo sai che John Wick ha ammazzato, mi sembra, tre persone con una matita? Tre persone con una matita? Ma sei fuori? Ma che sei? Stabile boss? Oh, puttana, poi, carandasti, fa una pugnetta a te. Ma sei, ma questo fa... Oh, il russo gli ha detto, ascolta, siccome lo fa col figlio, siccome lui... Cioè, era un fenomeno, però per me era un patacco. Gli ho detto: senti, vuoi togliere dei maroni? Non lo so. Senti, vuoi togliere dei maroni? Che cosa fai? Ti do una missione impossibile: te devi ammazzare 250.000 persone. Se le ammazzi tutte, allora vai fare un discount alla nicchia. John Wick le ha ammazzate tutte. Puttana, c'era Viggo Mortensen che diceva: oh, vigliacco, ci sburo della Madonna. Capito? E quindi tutto sto hype della Madonna per sto John Wick. E tu ti chiedi: ma che cazzo è John Wick? Dopo che hai visto il film, dice: puttana, voglio vedere John Wick 2. E spero che lo facciano. Puttana, John Wick, andate a vedere John Wick. Qualsiasi cosa ci sia al cinema, e adesso non c'è un cazzo da vedere, andate a vedere John Wick tutta la vita. E il 2015 inizia con uno sbudellamento di tappi di champagne, di esultamento per John Wick. Vacca puttana, 2015 anno cinematografico dell'anno. Puttana, meglio del 2015 poteva essere figata.